so se riprendiamo un concetto che abbiamo visto quando abbiamo parlato degli intorni, degli intervalli e non intervalli, e prendiamo un insieme fatto così. Fatto da numeri, no, non è niente, pardon maestro. Scrivi in questo modo 1 meno 1 su n più 1, con n naturale. Quindi se, diciamo così, qui metto n, qui metto x. Se n è 0, e n parte da 0, x quanto vale? C'è 0, 1 su 1 fa 1, 1 meno 1, 0. Se è 1, qui ho 1 meno 1 mezzo, fa 1 mezzo. Se n è 2, 1 meno 1 terzo, 2 terzi. Se n è 3, 1 meno 1 quarto, 3 quarti. Cioè è dato da numeri, in difetto a 1, perché è 1 meno qualcosa di positivo, e ciò che tolgo a 1 man mano che n cresce diventa via via più piccolo. Questo, se osservate, se sommo, come metto n più 1, qui è n più 1 meno 1, questo è n fratto n più 1. Forse è più semplice così. Quel numero sarà sempre più piccolo di 1. Perché? Perché il denominatore è di una unità maggiore del numeratore. Però man mano che n cresce, se n vale 1000, 1000 fratto 1000 è 1, il rapporto è molto vicino a 1. Tanto più n cresce, tanto più questo più 1 gioca un ruolo trascurabile. Pur se x sarà sempre inferiore a 1, perché comunque questi numeri non saranno mai identici per nessun n. Tuttavia, posso fare in modo che x sia prossimo a 1 scegliendo un n sufficientemente grande. Cioè, posso fare in modo che x stia in un intorno di 1, basta, di raggio piccolo quanto voglio, basta che n sia sufficientemente grande. Posso mettere questo in grafico e ho questi puntolini verdi, sono la sequenza che mi interessa. 1 meno 1 su n più 1. Ok? E vediamo se riesco a convincere GeoGebra a collaborare. Qui ho n arriva al massimo a 4. Posso aumentare l'n a cui mi spingo. Se lo faccio, questo lasciamo la scala. Se lo faccio e stimoliamo man mano che n cresce, questi numeri approssimano che cosa? Tanto più questo è grande, tanto più questa parte è piccola. Avrò un numero sempre più vicino a 1. In realtà non è mai 1, perché se io anche mi spingo molto lontano da 1, ecco qui il calcolatore me la mostra che è quasi sopra, ma in realtà se io
vado a vedere i punti sono sotto. Non confondete il fatto che per poterlo vedere necessariamente il computer mi traccia un tondo che non è un punto, è un'area ben definita, ma in realtà il suo valore esatto è sotto la barra continua che indica l'1. Però è vicino tanto quanto voglio, basta che n sia sufficientemente grande. Ok, questo significa che, torniamo al concetto di prima, l'espressione n fratto n più 1, qui ho l'analogo di una funzione, però la variabile indipendente è un numero naturale. Quando questo succede parlo di successioni. È più semplice perché? Perché n assume valori più immediatamente intuibili della x. Una cosa che farina. E man mano che n diventa molto grande, questo numero approssima l'1. Perché? Perché man mano che n è grande il più 1 perde di importanza, il numeratore e il denominatore tendono a essere circa lo stesso valore, anche se non è mai 1. Ok? Non so se è chiaro il concetto. E questo accade tanto più n questa idea, questa intuizione si può formalizzare dicendo che il limite quando n tende a più infinito, questo formalizza l'addizione n diventa molto grande, di dell'espressione n fratto n più 1 vale 1. Tanto più n è grande, tanto più questa espressione è prossima a 1. Che significa è prossima a? Significa sta in un intorno di 1. Abbiamo già visto quando abbiamo parlato di intorni, un intorno di un numero sono tutti i numeri che, tra virgolette, lo approssimano. Per quanto? Per il raggio dell'intorno stesso. La differenza tra questa espressione e 1 è più piccola di un certo numero positivo, a patto che n sia sufficientemente grande. Il limite, quando esiste, è un numero. E dire che il limite di un'espressione ha un certo valore significa dire che questa espressione, questa grandezza, sta in un intorno di 1 a patto che ciò da cui dipende, n, stia, soddisfi a questa richiesta, cioè sia sufficientemente grande. O stia in un intorno di più infinito, tirando per i capelli la dimensione di intorno, come abbiamo visto l'altra volta. Questo non significa che questa espressione debba per forza assumere questo valore, non è detto. Ma posso renderla vicina a questo numero quanto voglio, quanto mi serve. La differenza può essere resa arbitrariamente piccola. Nel caso specifico perché? Beh, nel caso dell'esempio abbiamo visto perché 1 è punto di accumulazione di questi insiemi.
spesa. Riscrivo quello che ho detto. Prendiamo un intorno di 1. Centrato in 1 di raggio delta, quello che sia. Un intorno di 1 di raggio delta. Cioè tutti i numeri formati abbiano un intervallo con estremo inferiore 1 meno delta, estremo superiore 1 più delta. E consideriamo sotto quali condizioni questa espressione sta in questo intorno. Cioè mi sto chiedendo quali sono gli n in modo tale che questa espressione approssimi 1 per meno di delta. Questa scritta è traducibile anche in una disequazione col valore assoluto. Prendo questa grandezza, ne calcolo la differenza rispetto a 1, che deve essere più piccola del raggio dell'intorno. Dire che x sta qua dentro significa che dire che la sua differenza rispetto al centro dell'intorno è più piccola del raggio. Ok? Tutto chiaro? La differenza tra questo che è il mio x rispetto a 1 è più piccola del raggio dell'intorno. Nel grafico di prima la differenza tra il punto che sono arrivato e il raggio dell'intorno che è 1, immaginatevi proiettati sull'asse delle x, anzi, deve essere più piccola del raggio dell'intorno che considero. Forse ne ho una che traduce questa scritta. No. Non è questa. Queste due le n, ma il principio è lo stesso. Qui vengono riportate sull'asse delle x, basta che cambiamo questa. F di n uguale a n fratto n più 1. Questo è il mio intorno di 1, qua dentro ci cadono, qui arrivo fino a 30 numeri, da un certo n in poi cadono tutti dentro, arrivo fino a n, questo qui, a partire già dal...
questo qui da regole 9 in poi cadono nell'intorno di raggio un decimo. La loro differenza rispetto al centro dell'intorno è più piccola del raggio. Bisogna risolvere questa disequazione. Quindi n meno 1 meno 1 minore z più 1, pardon. N meno n fa 0, mi rimane meno 1 su n più 1 z. Questo meno posso anche cancellarlo perché dentro dell'assoluto non ha effetto. E ho il valore assoluto, posso toglierlo perché n più 1 è positivo, n più 1 con n naturale è positivo, quindi posso moltiplicare a destra e a sinistra per n più 1, divido per delta. La rifacciamo, anche perché sono la campana.